Buongiorno, giorno 3, che il video inizia sempre nello stesso punto, ma perché è vicino casa, quindi non è che verde. Comunque i coreani in strada sono metà fra i milanesi e i napoletani. Oddio, non morire. Speriamo. Napoletani per come guidano, milanesi per come attraversano la strada. E la pazienza, cioè dopo 2 secondi li senti col clacson. Allora, oggi stamattina andiamo all'Hanok Village e poi avremo una visita guidata e poi avremo in realtà praticamente tutto il resto del tempo libero, quindi probabilmente ci faremo altri giretti di negozi. Comunque il nostro quartiere è fighissimo, è tranquillo, soprattutto dopo serate passate in mezzo proprio alla gente. Sì, ieri tra il Gwangjeon Market e Myeongdong, cioè io ho avuto tipo un episodio di claustrofobia, mai avuto così nella mia vita, e quindi niente, speriamo oggi più tranquillo. Speriamo oggi sia più tranquillo, sì. Fa davvero caldissimo, siamo morti perché fa davvero caldissimo oggi. Siamo all'Hanok Village, in teoria bisognerebbe fare poco rumore, in realtà questa cosa non sta succedendo tanto, ma non per colpa nostra, ma in generale domenica c'è tanta gente. E niente, questa via è molto bella, è fatta super fotografata. E il primo giorno si è stati graziati, la sera poi si sta bene. Però è infatti ha chiesto di abbassare la voce, mi sembrava strano. Comunque continuiamo la passeggiata senza disturbare nessuno. Ho trovato un posto molto carino per mangiare e finalmente ci sediamo. Finalmente ci sediamo. Ci troviamo sempre nello stesso quartiere di Insadong e siamo con una guida che ci sta un po' raccontando la storia del quartiere, partendo dall'inizio della via dove c'è questo grosso pennello che sta un po' a simboleggiare il fatto che questo quartiere fosse pieno di negozi durante la dinastia Joseon per comprare penne, carte, insomma, per prepararsi agli esami che servivano a salire di rango sostanzialmente, di classe, perché
con il confucianesimo c'era questa divisione di classe, ecco. E quindi per quello c'è il simbolo del pennello. Adesso spero di riportare tutti i fatti in maniera corretta, perché comunque è una guida coreana che parla in inglese e non è sempre facile capirsi. Bene, ho scoperto di essere dell'anno del serpente, adesso ho preso il gettone per vedere quale sarà il mio futuro, tipo una predizione, tipo zodiaco dovrebbe essere, cioè un po' Paolo Fox della Corea. Doing something, you should be careful. Okay. And it's the same as her. You should be careful for the person who is close to you. Oh, okay. Yeah. Similar. It's similar. Yeah. You shouldn't be greedy, and you should take care of yourself more. Okay. But eventually, yeah, you're gonna be rich. Yeah. That's okay, good. Good. So, mi ha detto sostanzialmente che devo stare da sola per il resto della mia vita, no, per quest'anno, perché questo va dal primo mese dell'anno al 12 e questo è l'incipit sostanzialmente, e, però che sarò ricca, quindi va bene lo stesso, cioè ci piace. Fermate un attimo il caffè perché stiamo morendo. Ho preso un matcha giga. Ora si sta decisamente meglio e siamo andate, vabbè, adesso abbiamo finito tutto il giro del tempietto, con la guida è già un'oretta che stiamo girando dopo aver fatto una pausa a bar carino. E adesso pensavamo di tornare a casa a Onde, quindi cioè tornare a casa, tornare nel nostro quartiere, fare ancora un giretto in pop-up store, poi andare a casa, risistemarci un attimo perché siamo appiccicosissime, umidità 86%. Sinistra. Sinistra. Ok. Eventualmente appunto sistemarci un attimo e uscire di nuovo dopo per capire un po' che cosa fare, se fare un giretto di foto butta a Onde. Allora, cambio outfit, stiamo andando a fare un giretto serale e volevamo andare a fare delle foto, nei foto qui ogni angolo ce n'è uno, ma neanche, magari ce n'è uno, poi un negozio a caso, un ristorante, poi ce n'è un altro, quindi, e sono sempre aperti perché sono cose self service, e quindi vediamo. Comunque, nonostante i negozi stiano chiudendo adesso perché sono le 11, ci sono tantissime luci ed è molto bello. Ci sono tantissime luci e tanta gente, tanta nel senso il giusto, c'è vita a vita, ecco. Quindi sì, direi che se siete in questa zona uscite la sera perché quando fa caldo è fresco ed è bellissimo da vedere tutto illuminato. Totalmente a caso in un coreano
che non sa l'inglese e non sa l'italiano, chi non sa, parlando su Papago, secondo me è molto in imbarazzo, però... dopo l'incontro con, con un local che tra l'altro ha detto che era la prima volta non solo che stava in mezzo degli italiani ma che stava in mezzo a così tanti stranieri, è stato super super carino secondo me. Sì, è stato molto carino. Molto a disagio. Molto a disagio, ma... Ma ha pagato lui tutto? No, no. Adesso andiamo alla ricerca del nostro photobooth e poi andiamo a Kazushiga. Queste foto tipo delle occhiaie che sembrano dei crateri lunari e nonostante il Photoshop che ti fa in automatico qualsiasi camera coreana si vedono, quindi va bene. Però niente, per questa giornata è tutto, torniamo a casa e domani giornata speciale perché vado a farmi truccare e bene, questo è tutto. Buongiorno, oggi sono struccata perché è una giornata all'insegna di OK Beauty e sono da sola stamattina e sto andando dal makeup artist. Ho trovato questa truccatrice sempre nel quartiere di Onde, magari vi metto il riferimento Instagram qui. E di solito qua le prenotazioni avvengono o tramite DM di Instagram, che è quello che ho fatto, o tramite Naver, che è un pochino più complicato secondo me da straniero da utilizzare. E però io con Instagram ho fatto tutto, mi ha risposto ogni tanto in coreano, ogni tanto in inglese, ovviamente c'è sempre qualche difficoltà nella comunicazione ma spero col traduttore di riuscire a fare tutto insomma. E niente, oggi c'è comunque oggi un sole che acceca. Prima dell'appuntamento la truccatrice mi ha mandato una specie di file con una piccola lista di cose da fare per preparare la pelle, quindi skin care molto minimale, ho messo un po' di crema solare, un po' di balsamo labbra, per il resto dovrebbe fare tutto lei. C'è da dire che la mattina qui è vuotissimo, i negozi aprono abbastanza tardi, non so se l'avevo già detto questa cosa, e c'è poca gente in giro che magari mangia qualcosa, però rispetto al pomeriggio sera è tipo vuoto. E non c'è nessuno in strada. Shopping al duty free, ho preso una borsa bellissima, bellissima, io non compro mai borse, cioè tutti i soldi mediamente io li spendo in skincare, makeup, cosplay, però mi sono presa una borsa come le persone grandi. E non compro mai, però. Però mi sono presa una borsa come le persone grandi. Siamo a Gangnam adesso per andare a fare una masterclass di skincare con Axis, che è un brand di skincare coreano che è molto famoso per il stiro, all'enacinamide, anti dark spot e tutto, però siamo in anticipo ovviamente, quindi adesso facciamo il giretto ma non c'è niente qua. Mentre che passeggiamo ho delle altre considerazioni da fare. Allora, i taxi qui da quel che so non costano tanto e comunque abbiamo la nuvoletta di Fantozzi in testa. Andiamo da Imart, ok. La considerazioni stamattina sono che anche vestiti casual qui si vestono tutti bene, è una roba pazzesca, c'hanno tutti stile, magari stili diversi, ma tutti stile. E poi qui a Gangnam ho visto tanta gente
palesemente rifatta. E io pensavo di vederla in generale molto in giro, ne ho viste, ma qui in particolare tanto. E poi c'è un'architettura diversissima rispetto a quella a cui ci siamo abituate finora. Palazzi più alti, strutture nuove. L'ovetto. Non solo nuove. L'ovetto, ma vuoi prenderti del riso? No, mi piace troppo insipido. Io vorrei provare questi. Io questi io so già che non mi piacciono. Più giorni passano e più l'aria diventa umida, divento sempre più riccia. Però dopo aver visto il monumento culturale, ovvero la statua di Gangnam Style, siamo alla Stamp Library, che è la libreria dei K-drama, insomma la libreria delle librerie. E tutto quello che vedete qua è piccante, c'è anche questa roba che sembra roba bollita, è piccante, tutto è piccante. Taglio. Ma sei già pro che tagli? No, è pro, è pro. Devo tagliarlo per niente. Ma che perché sennò si cucina molto tanto.